Tanto bene anche in piedi, grazie. Porto i saluti dell'amministrazione comunale per intero. Il sindaco in questo momento non può essere presente, verrà più tardi, perché è impegnato in una riunione abbastanza complessa, diciamo, in un ente territoriale. Mentre, come voi sapete, c'è anche la processione di Padre Pio, dove parte dell'amministrazione è coinvolta. Sapete che i santi, diciamo, sono le lancette dell'orologio di questa città, a mio parere. Per cui, in qualche maniera, bisogna tenerne conto, perché senza le lancette non riusciamo neanche a contare le ore. Questa iniziativa, che ovviamente per me è il primo anno che seguo e sono felicissima di seguirla, è importantissima. È importantissima perché si lega a, come possiamo dire, a un ragionamento che è quello proprio della promozione della cultura attraverso il processo librario, i percorsi librari, quindi i contenuti che nei libri vengono in qualche modo riprodotti, scritti dagli autori per narrarci le loro idee, i loro pensieri, ma anche per confrontarsi con noi che abbiamo l'opportunità di leggerli. È anche un incontro molto importante alla Fiera del Libro, non solo per gli espositori, ma anche perché è il luogo dove la gente si confronta, come dicevo prima, ed è il luogo anche dove gli artisti possono esporre le loro altre rappresentazioni artistiche. Quindi le due mostre, una sopra qui al Museo del Grano e l'altra qua alla sala adiacente, sono sicuramente importanti, vanno visitate e va, io dico, ognuno di noi che partecipa dovrebbe un po' fare anche il tam-tam, oltre all'informazione che voi avete fatto, per fare in modo che questa manifestazione sia una manifestazione molto frequentata. Tra l'altro viene